In questa puntata di Unicam News, una delegazione Unicam guidata dal Rettore in visita in Romania. La Scuola di Architettura e Design progetta l'identità visiva di Ascoli Piceno. L'infiorata del Corpus Domini di Castel Raimondo festeggia 20 anni. Grande successo per la giornata dedicata alla Scuola di Scienze e Tecnologie. E questi erano i titoli, ma vediamo subito il primo servizio. Una delegazione dell'Università di Camerino guidata dal rettore Flavio Corradini ha visitato nei giorni scorsi due atenei della Romania, l'Università Spiru Haret di Bucarest e l'Università Danubius di Galati. Abbiamo visitato in questa occasione due atenei, l'Università di Spiru Haret a Bucarest e l'Università del Danubio a Galați. Con quest'ultima oramai abbiamo un rapporto piuttosto consolidato di collaborazione. Nel primo caso abbiamo stipulato un accordo per un master internazionale in comunicazione scientifica e in particolare stiamo approfondendo questioni che riguardano formazione internazionale. Con l'Università del Danubio a Galați invece stiamo concentrando l'attenzione sulle questioni di innovazione tecnologica e di ricerca. Il punto di partenza è questo master in comunicazione scientifica, però abbiamo parlato di estendere la nostra collaborazione su tutti i settori dove l'Università di Camerino ovviamente ha delle competenze. Ecco, la cosa importante è che abbiamo voluto dividere le competenze. Da una parte, cioè a Bucarest, sarà più l'aspetto di formazione, l'aspetto che prenderemo in considerazione, invece, l'Università del Danubio a Galați più tutte le questioni di innovazione tecnologica, ricerca e trasferimento tecnologico, ovviamente dove Unicam può dare un suo proprio contributo. E proprio all'Università Danubius è stato consegnato al rettore Unicam un importante diploma di eccellenza. Beh, evidentemente l'Università di Camerino sta lavorando bene, ovviamente mi ha fatto molto, molto piacere, riguarda in particolare il lavoro che stiamo facendo sull'organizzazione della ricerca e sul trasferimento tecnologico anche in quei siti lì. Pop-up, costruiamo insieme l'identità visiva di Ascoli Piceno. È stato questo il tema dell'incontro tenutosi nei giorni scorsi al Polo Culturale Sant'Agostino per presentare e condividere i risultati dello studio per la definizione partecipata dell'identità visiva della città di Ascoli, realizzato da un gruppo di docenti e ricercatori della Scuola di Architettura e Design Edoardo Vittoria di Unicam, coordinati dalla professoressa Lucia Pietroni nell'ambito del progetto dell'amministrazione comunale Ascoli nel futuro. Ormai è un'iniziativa e un rapporto che è cominciato da qualche mese, ma soprattutto sono contento perché si stanno gettando le basi per un rapporto molto più articolato e più lungo, che anche, è utile anche per noi, al di là dell'interesse a lavorare col comune, perché ci aiuta a far capire che la comunicazione è un oggetto prodotto dalla mente e dall'industria, così come il prodotto di design, così come l'oggetto d'uso. È una scienza o un'arte, non so come la vogliamo chiamare, nuova, che va quindi in qualche modo portata alla conoscenza della gente e del territorio. Abbiamo fatto una fase molto partecipata attraverso alcune metodiche innovative, in primis quella dei focus group, quindi abbiamo costruito dei focus group con stakeholder, i principali stakeholder del territorio e insieme alla dottoressa Falciani che dirige il progetto per il comune, il dottor Luciani di Partner e la sottoscritta per quanto riguarda la scuola di architettura e design, abbiamo condiviso con 40 soggetti del territorio, quindi portatori di differenti interessi, una serie di tematiche strategiche per definire l'identità competitiva della nostra città. Su questo abbiamo lavorato anche in chiave di simboli, icone, valori,
storia e quant'altro. E da questo processo partecipato e da una serie di questionari aperti alla cittadinanza abbiamo tirato fuori i primi risultati che potevano essere utili per proseguire il progetto, e oggi presentiamo le prime elaborazioni progettuali di simboli, di icone, di slogan, di claim, per poterli condividere con tutti quelli che saranno qui a questo evento e poterci dare delle ulteriori indicazioni, suggerimenti per come proseguire questo progetto. Noi crediamo, come abbiamo scritto nel programma, che bisogna costruire insieme l'identità di questa città e soprattutto capire quali sono le caratteristiche del passato, del presente e del futuro che vogliamo definiscano l'attrattività di questo luogo straordinario che è la città di Ascoli Piceno. Solenne edizione quella del ventennale per l'infiorata del Corpus Domini di Castel Raimondo. Sono stati ben 22 i meravigliosi quadri floreali realizzati dalle numerose associazioni cittadine. Per festeggiare i 20 anni della manifestazione sono stati riproposti quelli che ogni gruppo ha ritenuto essere i migliori disegni delle passate edizioni ed è stato ancora un successo. Tra le novità di quest'anno la solenne processione con il Santissimo Sacramento in notturna. Hanno partecipato moltissime persone e con un entusiasmo maggiore, forse i 20 anni hanno dato quello stimolo in più a tutti per lavorare in modo ancora più appassionato, e il risultato lo possiamo vedere osservando i quadri che sono meravigliosi. Quindi va un plauso a tutti coloro che hanno lavorato in queste settimane, perché poi è vero che il lavoro più intenso è negli ultimi due giorni, ma poi ci sono settimane e mesi di lavoro per la scelta del bozzetto, per il reperimento dei fiori o di tutte le varie qualità di semi che servono per realizzare questi quadri. Quindi un grazie a tutti, grazie per l'entusiasmo, e sicuramente questo ci dà ancora uno stimolo maggiore per portare avanti questa iniziativa, che sicuramente va ancora fatta conoscere a un maggior numero di persone, perché poi chi viene restano tutti entusiasmati della qualità della nostra infiorata. Quindi dovremo forse nel futuro lavorare più sulla promozione proprio per farci conoscere, perché siamo, penso, ad un buon livello. Alla solennità dell'infiorata si è aggiunta sabato 9 giugno la celebrazione della festa della Repubblica Provinciale Itinerante, dando così la possibilità di celebrare questa importante ricorrenza istituzionale in un contesto davvero originale. La festa della Repubblica Itinerante della provincia di Macerata, quindi ringrazio il prefetto e tutti coloro che ci hanno consentito di fare questa manifestazione, che sicuramente ha dato ancora più importanza e lustro a questa nostra manifestazione. Una grossa partecipazione, in quanto quasi tutti i 57 comuni della provincia hanno partecipato con i loro convaloni, con i rispettivi sindaci e soprattutto con i loro diciottenni. Infatti la cerimonia, la manifestazione verteva principalmente sulla consegna della Costituzione a questi giovani diciottenni, che era uno per ogni comune, ma a simbolizzare tutti i diciottenni della nostra provincia. Docenti, giovani ricercatori, dottorandi e studenti della Scuola di Scienze e Tecnologie di Unicam insieme per celebrare il secondo Scientific Day della scuola, che si è tenuto nei giorni scorsi nel quadriportico del Palazzo Ducale di Camerino. Lo scopo della giornata è stato quello di far conoscere alla cittadinanza e all'intera comunità universitaria quali sono le attività dei diversi gruppi di ricerca della Scuola di Scienze e Tecnologie. Riguarda l'attività scientifica all'interno dell'Università di Camerino, ma principalmente all'interno della Scuola di Scienze e Tecnologie, che vuole mettere in evidenza un po' tutte le attività di ricerca che vengono svolte all'interno della scuola e anche favorire l'interazione tra le varie aree, la chimica, la fisica, la geologia, la matematica, quindi favorendo un pochettino anche quelli che sono gli obiettivi di Horizon 2020, cioè l'interazione tra diverse aree per progetti ambiziosi. La partecipazione è stata numerosa e sono stati oltre 80 i poster presentati in tutte le aree disciplinari della scuola. All'esposizione dei poster è seguita poi una conferenza, una tavola rotonda, alla quale hanno preso parte anche i rappresentanti di Shell Italia, sponsor quest'anno dell'evento, che da tempo collabora con Unicam, in particolare con la sezione di geologia. Shell ha messo a disposizione un premio in denaro che è stato suddiviso tra i 6 migliori poster premiati al termine della giornata. E con questo è tutto, vi ricordiamo che altre notizie di Unicam sono disponibili sul sito www.unicam.it. Noi ci rivediamo mercoledì alla stessa ora, grazie per l'attenzione e buona serata.